Allora, un alloggio per quante persone? 2, 5 bambini. Perfetto. Dall'11 al 18? Sì. Va bene? Sì, vediamo quanto. Ok, allora dall'11 al 18 abbiamo disponibile un Silver Caravan a partire da 1585, sono per 7 notti. Oppure abbiamo disponibile Gold Caravan oppure Maxi Caravan. Sono tutte case mobili. Era quello che attendevamo da mesi, perché lui non parlava mai al cellulare. Lui si è sbilanciato solo per organizzarsi la vacanza di Ferragosto. Per i bambini. Per i bambini. Signori miei, questa vacanza gli costerà un pochino, nel senso che ora la vacanza gliela offre per un certo numero di anni lo Stato italiano. Sono stati questi pochi secondi di telefonata e la voglia di portare moglie e figli in vacanza per Ferragosto in un resort di lusso di Eraclea a tradire Simone Cuppari, boss 36enne dell'omonima Andrina del Regino, latitante dal febbraio del 2017, quando era sfuggito alla cattura nella sua abitazione di Francavilla al Mare nell'ambito dell'operazione Design condotta dai carabinieri di Chieti, che ha stroncato un'associazione di stampo mafioso dedita al traffico di droga dalla Lombardia, distribuita poi lungo la costa adriatica. Ci sono voluti mesi di lavoro dei militari teatini, aiutati anche dal ROS di Milano, per ricostruire tutti gli spostamenti degli affiliati che dalla Calabria non solo portavano pizzini al boss. Ci sono volute anche complesse intercettazioni audio e video per rintracciarlo in Lombardia e precisamente nel Bergamasco, da dove continuava a gestire la sua Andrina. Su Cuppari pende una condanna in primo grado a 28 anni di reclusione per traffico di cocaina emessa dal Tribunale di Chieti lo scorso luglio a conclusione dell'operazione Shot 2009 e oltre a 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla DDA di L'Aquila di Reggio Calabria e del Tribunale di Pescara per le operazioni Sparta e Banconuovo dei Carabinieri di Pescara e Locri. Noi siamo arrivati a lui monitorando alcuni viaggi che non avevano ragione di alcuni calabresi che partivano per Bergamo in aereo e ritornavano in giornata, muovendosi nel territorio di Bergamo anche solo per andare a prendere dei caffè in alcuni bar. Questo ci ha chiaramente indicato che portavano dei messaggi e che li depositavano in luoghi convenuti, i classici pizzini, per poi essere recuperati da altri affiliati. La cellula andranghetista abruzzese voleva iniziare a costruire una struttura criminale organizzata sul modello calabrese anche sulla costa adriatica. Per questo, sottolinea il vicecomandante della Legione Carabinieri di Abruzzo e Molise, il colonnello Antonio Buccoliero, bisogna tenere la guardia alta rispetto alle infiltrazioni mafiose e perciò la cattura del boss, che da tempo si era stabilito nella provincia di Chieti, assume ulteriore importanza per i territori di Abruzzo e Molise. Probabilmente ancora siamo nei prodromi della loro affermazione, quindi vogliamo che questo resti in modo tale da evitare una presenza, diciamo, massiva all'interno dei gangli vitali della nostra economia, della nostra società, e quindi evitare che un territorio così bello come l'Abruzzo e il Molise possa essere caratterizzato dalla presenza di organizzazioni criminali così pervasive come sono nelle terre d'origine.